Grazie Presidente. Allora io vorrei cominciare questo intervento con una data. Chiedo al pubblico di fare silenzio cortesemente, rispettiamo chi interviene per cortesia. Grazie. Grazie Presidente. Prego consigliere. Allora io vorrei cominciare questo intervento con una data. La Commissione Ambiente che è stata fatta ad ottobre 2016. Chiedo ancora una volta al pubblico di fare silenzio, così come abbiamo ascoltato gli interventi precedenti, ascoltiamo anche questo. Grazie. Dunque, inizio questo intervento con questa data. In quella Commissione Ambiente nel 2016 noi avevamo preso una posizione indicando che in quel momento l'amministrazione aveva chiedo interesse... ancora una volta e per l'ultima volta che il pubblico faccia silenzio, altrimenti sarò costretto a sospendere la seduta e a far allontanare chi sta gridando. Consentiteci di svolgere i lavori in maniera democratica. Come in tutte le democrazie si può essere d'accordo o meno, ma anche il dissenso si esprime nelle forme previste. Facciamo terminare il consigliere, così come abbiamo ascoltato gli altri interventi, ascoltiamo anche il consigliere Di Palma. Prego. Grazie, consigliere. Presidente. Allora, praticamente in quella commissione noi avevamo presentato un intendimento ed era quello di portare multiservizi ad una società al 100% di Roma Capitale. Certo, il senno del poi ci ha indicato che forse saremmo dovuti essere un pochino più cauti, ma è anche vero che in quel periodo c'era la normativa Madia che era in evoluzione, e con la normativa Madia vorrei ricordare a tutti che praticamente ha uno scopo principale, ed è quello di ridurre le società in carico alle amministrazioni. Ha questo obiettivo preciso e dunque noi abbiamo fatto una valutazione, ed è che l'internalizzazione nella Madia non è vietata, ma è molto 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 complessa. Per questo abbiamo scelto di rivolgerci ad una tipologia di società al 51% di Roma Capitale e al 49% di un soggetto privato. Io vorrei ricordare anche quello che hanno fatto le amministrazioni precedenti, perché questa cosa va un attimo chiarita. Noi ci ritroviamo con la giunta Marino che ha praticamente dismesso multiservizi e dopo qualche giorno indice una gara a 5 lotti. Questo è quello che ha fatto Marino. Per quanto riguarda l'amministrazione... Consigliere Corsetti, consigliere Corsetti... Però questa è la questione... Consigliere, l'amministrazione, Corsetti. Io sto ricordando i fatti. Consigliere Corsetti, sto solo ricordando i fatti. Stessa cosa aveva fatto l'amministrazione Alemanno. L'intervento del consigliere Di Palma. Io penso l'amministrazione Alemanno che la quota di Roma Capitale l'ha ceduta ad Ama portandola ad una società di secondo livello. Quello che sta facendo questa amministrazione, porta la società che andrà a espletare questi servizi da una società di secondo livello ad una società di primo livello, al 51% di Roma Capitale, e soprattutto manterrà unita la compagine lavorativa. Questa è una cosa molto importante, perché con questo noi riteniamo che si possa offrire il miglior servizio alla città. C'è da fare anche un po' di excursus relativamente a quello che è accaduto in questi due anni. Noi abbiamo scelto la gara a doppio oggetto, che in un primo caso ha avuto una opposizione, ci siamo rivolti all'autorità garante del mercato che ci ha fatto delle osservazioni, per cui la prima gara l'abbiamo ritirata e poi riemessa.
Nella seconda gara abbiamo ricevuto soltanto una offerta. Devo dire che insomma lo abbiamo citato, lo diciamo in maniera come analisi generale che facciamo, è un po' particolare che una gara di 6 anni da 277 Credo milioni al pubblico ha partecipato soltanto un soggetto. Detto questo, la normativa prevede che è possibile, come l'amministrazione ha fatto, che ha ritenuto questo soggetto non idoneo perché non rispettava le percentuali di proprietà indicate nella delibera, a quel punto è stata annullata e stiamo procedendo verso una procedura negoziata. È una cosa a normativa di legge. Questa, per cui noi non facciamo altro che rispettare la legge e riteniamo che questa sia la scelta giusta da fare. Un aspetto importante è quello che tra 6 anni, quando ci sarà la nuova gara, cosa succede? Praticamente noi metteremo a bando solo il soggetto privato, in quanto la società è già costituita con tutti quanti i lavoratori. Noi riteniamo che praticamente la scelta dell'amministrazione di procedere con andare verso una procedura negoziata sia la scelta corretta. Ora è da irresponsabili non andare avanti con questa strada. Ci vorrà praticamente un mese e mezzo per capire questa situazione, per cui noi riteniamo che questa sia la scelta corretta. Sappiamo che sono tanti i lavoratori di multiservizi, molti ritengono che questa scelta invece sia assolutamente valida, dunque riteniamo che sia corretto andare verso questa strada. La ringrazio.